la 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 la. Bam 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 bam. Centriolini! Tutto quel calore mi ha fatto rimpicciolire! Mi ha fatto rimpicciolire! La cucina è enorme! E anche la spatola è enorme! Per non parlare della piastra, che è enorme! Si è rotta. Beh, da sola non si aggiusterà mai. Gamba! Tocchi il polpaccio, dottor Crampo. È rigidissimo. Dunque, vediamo un po'. Hai ragione, Felix. È molto contratta. Però ho il rimedio giusto. Togliti le scarpe e seguimi. Sarò ma quel tizio mi puzzo. Non è questo il problema, Patrick. Devo proteggere la gamba di Fred e tu devi aiutarmi. L'unico metodo per rilassare la gamba è di camminare su un tappeto di carboni ardenti. Carboni ardenti? Adesso devi chiudere gli occhi e ripetere insieme a me il vecchio mantra. I miei piedi sono fritti. 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 I miei piedi sono freddi! I miei piedi sono freddi! I miei piedi sono freddi! Trascendenza! Non mi sento in formissima. Ehi, fratello, sbaglio e ho avuto una giornataccia. Ti va un po' di relax con un bel massaggio? È gratis. È gratis? Gratis. Ok, vada per il massaggio. Ricordati, questo è il test del sangue freddo. Devi misurargli la temperatura. Sì, amico mio. Non chiamarmi così. Namaste. Ma che cosa fa? Dai, massaggia. Ottimo, fratello. Vediamo se riesco a sciogliere tutta questa tensione. Perfetto. Allora, gli hai fatto il test del sangue freddo? Sì, l'ho chiuso nel freezer proprio. Ma sei impazzito! Per sangue freddo si intende che il corpo ha la stessa temperatura dell'acqua del mare, non che il sangue deve essere freddo! Perché, Squiddy? Perché? Mi spiace tanto, dovevamo farle la visita medica su insaputa o avrebbero chiuso il Krusty Krab e io avrei dovuto cercarmi un lavoro vero. Esatto, e ci manca solo una prova, la resistenza del carapace. No! Ecco, lo sapevo! Uffa! Adesso capite perché i ciaccambi mi piacciono! Non si preoccupi, Mr. Krabbe non ha superato neanche un test, ma ci pensiamo noi a rimetterla in forma a costo di impiegarci il weekend! Grazie mille, Super Shaggy! Sono il terrore di tutte le meduse! Inizia il rodeo! Gli ho preso medusaccia! Non è questo il modo di giocare!
dove? Non detto. Giù le zampe da quella medusa, SpongeBob! È mia! Oh sì! Appartiene a me! Sta solo a più caldo! Sentire né a vedere, non mi si aprono gli occhi. Siete solo fuori allenamento? Forza, catturate le meduse. Catturare le meduse? Ma come facciamo? Le hai prese tutte tu? La piana delle meduse non esiste più. Oh. L'ho fatto io questo? Sì. Oh, e hai fatto anche questo! E va bene, ammetto che sono troppo competitiva ogni tanto! Beh, almeno lo riconosci! Aio! Aio! Fate una bella camminata e tornerete come nuovi! Ricordati di liberarle! Noi vogliamo divertirci! Hai un'idea per divertirci? Ti prego! Oh, giochiamo a mangiare! Sì, che bello! Uscite dalla cucina! Eppure qui ci deve essere qualcosa di buono da mangiare! Ho un'idea! Cosa ne direste voi due di partecipare a una caccia al tesoro? Che bello! Una caccia al tesoro! Che cos'è una caccia al tesoro? Gioco nel quale i partecipanti lavorano in squadra raccogliendo vari oggetti. Caccia al tesoro, sì! Qual è il primo oggetto, Squiddy? Fatemi controllare. Dovete trovare il raro sandwich del deserto. Sandwich! Sandwich! Non è qui dentro! Quel sandwich si trova soltanto negli abissi delle Bikini Badlands, là fuori! Oh, sono un vero genio! Goodlands a mezza lega! Badlands a 20.000 leghe! Riusciremo mai a trovare il sandwich nel deserto? No! Squiddy, ce l'abbiamo fatta! Il primo oggetto è stato trovato! Cosa? Tu! Una strega! Non vi avevo chiesto di andare a prendermi una strega, ma un sandwich col pomodoro, l'insalata e la maionese. Tranquillo, i sandwich sono la mia specialità. Ta-ta!
Oh, mi sembra ottimo. Lasciami stare, va via! Ci sarà pure un modo per guadagnare qualche bigliettone con questi dipinti! Ho venduto tutti i miei quadri. Questa manciata di monete mi apre le porte del mondo dell'arte. Prego, signori, chi vuole l'autografo di un vero artista? Sappia che, ecco, solitamente le opere d'arte acquistano valore quando l'artista che le ha create esce di scena. Insomma, quando lui non è più fra noi. Quando lui non è più fra noi. Allora qui la faccenda cambia aspetto. Eccomi, gente, è arrivato un grande pittore. Senti, pittore, devi andare a fare subito una consegna. Cosa? Non dirà sul serio, spero. Un artista del mio calibro non si abbassa a fare lavori simili. Così lei mi umilia. Oh, non lo umili, Mr. Crab, per favore. Penso io alla consegna. No, caro, il nostro Squiddy dice di essere un artista ora. E un artista deve sempre essere pronto a tutto. Che razza di freddo fa il Polo Nord? Non ti arrendere, Squiddy. Ricorda che sei un artista e quindi ce la puoi fare. No! Come SpongeBob? Eccomi, Squiddy! Cosa sei venuto a fare qui? A prendere del ghiaccio, ghiaccio fresco. Vuoi una mano? Oh! Ecco il suo Krabby Patty. Ehi, ma è tutto congelato. Come piace a me. Ti porto a casa io. Oh, SpongeBob. Oh no, pronto, pronto. Per il tridente di Nettuno. Con la parrucca del tempo libero, qui ci vuole la parrucca degli inseguimenti. Sono un insegnante di guida e requisisco questo veicolo, quindi non fare storie. Non ci penso nemmeno, grande moicana, fa pure. Fai un'inversione a SpongeBob! Sì, la faccio subito, signora Boo! Oh, meno male! Oh, aiuto! Farò il mio dovere di insegnante di scuola guida e poi garantirò sempre la tua incolumità sulla strada. La serratura è un po' dura stamattina. Fa piuttosto freddo qui o è solo una mia impressione? Non importa, al lavoro! Scherzo! Agli ordini, Mr. Crab! Oh, sta bene! Muovetevi! Sì, signore! Solo quando avrà aumentato la temperatura. La temperatura è a 62, quindi a 17 gradi centigradi. Ma ci sono un sacco di ghiaccioli che pendono dal soffitto. Non mi importa, Squiddy. E se non stai zitto, appendo anche te al soffitto. E chi ero? Poi non dovete assolutamente toccare il termostato! Immaginavo che non avrebbe mai alzato il termostato. Vediamo quanto tempo rimarranno i clienti quando si renderanno conto di come li trattate.
Ma che succede? Sono gelato e muoio di fame. Ci mettono così tanto. Smettetela di scherzare, cercate di muovervi. Aiuto! Grabbi patti serviti. Su, andiamocene da qui. Sì, bravi, fuggite da quella landa ghiacciata. Il calore e la gioia sono usciti dalla vostra vita. Ehi, amico, perché non viene a mangiare nel mio locale? Non importa, almeno adesso il Krusty Krab è deserto. Ehi, i clienti stanno rientrando. Non riesco assolutamente a capire come avranno fatto a convincerli a tornare. Non ci credo! Quando togli i patti dai piedi, mettili in frigo! Agli ordini, Mr. Krab! Sono proprio felice di non mangiare qui. Ordinazione servita! Dov'è il mio Krabby Patty? Voglio immediatamente il mio Krabby Patty! Arriva subito, signore! Veramente delizioso! Lascia immediatamente quel patty! Evviva! Ancora un piccolo sforzo e ce l'ho fatta! Io ho preso Plankton! Stai sbagliando, SpongeBob! Stavolta sono io che sto per prendere te! Oh! E mi vuole investire, è meglio scappare. Su, forza, correte, citrulli. Correte. Fermati. Bene, ha funzionato. Adesso avrò nelle mie mani un Krabby Patty da analizzare. Uscita col tuo corpo, bravo SpongeBob! Ah, la ringrazio, Mr. Krab. Mi dispiace, ma hai perso un'altra volta, Plankton. Non pensare che mi sia già reso, Krab. Forse tu non sai che ho ancora la mia arma segreta! È il tuo bel termostato! Il termostato? Proprio così, Krab. Infatti sono io quello che ha fatto congelare il Krusty Krab. Guarda qui! Cosa terribile! Questa volta è veramente passato la misura, Plankton! Puoi massacrare i miei dipendenti o distruggere il Krusty Krab! Ma nessuno avrà mai il permesso di mettere le mani sul mio termostato! È inutile, Krab! Non potrai mai sconfiggermi! Coraggio, ragazzi, andiamo dritti dai bigliettoni. Vuoi anche scordarteli, vecchio mio? Attiva il turbo, Karen. Vincere quel microbo! Non preoccuparti, Krab! Sarò io a vincere! Ciao, SpongeBob! Oh, ciao, Patrick! Ma dov'è la tua slitta? Non mi serve più! Salta su, ti do un passaggio! Questi dilettanti non hanno alcuna speranza di vincere contro il mio verme importato. Cosa ti
salta in mente. Le chiedo scusa, ma l'ora del tè è giusto? Dobbiamo perdere tutto questo tempo. L'ora del tè. Mai sentita un'idea più ridicola di questa. Corriamo, corriamo, la cosa noi vinciamo, corriamo. Guarda laggiù! Squiddy! Amico, forse è un po' freddo, meglio prenderlo con noi. Sì, è una buona idea. Corriamo, adesso siamo intrappolati qui. Un'ottima idea, scoiattolo. Questo focherello ci terrà in vita. Almeno per qualche ora. Oh! Così freddo! Sapete, ho qualche difficoltà a parlare, ragazzi. Ehi, che ne dite di una canzone da camping? Wow, adesso non si canta! Squiddy! D'accordo, d'accordo, qualcuno mi passi una coperta. Ehi, Squiddy, guarda, ti è cresciuto un piede in più? Questo non è mio. Un'altra volta. A destra, Gary, va a destra. Guardate, eccolo là. Mi serve un verme gommoso. Sta attento, questo è l'ultimo che mi rimane. Tieni forte, amico. Su, forza, SpongeBob! Fa presto! Andiamo! Per il potere del grande Nettuno, ti ho detto mille volte di bussare prima di entrare! Mr. Crab! Molto meglio! Allora, cosa posso fare per... Squiddy è gravemente malato! Ehi, ma che strano! Sei già la seconda persona che viene a dirmelo! Chi è stato il primo? È stato Squiddy! Ma ho visitato personalmente quello scansafatiche! E se lui è malato, io sarò il prossimo imperatore dell'Oceano Atlantico! E non vedo proprio perché non potrei esserlo! Ma Mr. Crab, lei deve credermi! Squiddy ha una tremenda e rara malattia che si chiama squintolite! Gola infiammata, prurito agli occhi, secchezza delle fauci, e poi febbre alta e pustole! E tremito alle mani! Un Krabby Patty. Squiddy, hai un minuto? Ho tutto il tempo che vuole. Come può vedere, non c'è nessun cliente davanti alla cassa. Abbiamo un piccolo problema con SpongeBob. Temo tu lo abbia spaventato. Non può curare.
può cenare in quelle condizioni. E quindi niente Krabby Patty, niente Krabby Patty, niente soldini. E perché vieni a raccontarlo a me? Perché ho bisogno che tu ti prenda un po' di vacanza. Aspetti, per caso mi sta dicendo che devo andare a casa? Non mi importa dove tu abbia intenzione di andare, basta che tu te ne vada. Grazie, Mr. Crab, cioè voglio dire... Povero Squid. La cosa che preferisco dei Krabby Patty è... La cosa che preferisco dei Krabby Patty è... Che strano, ho prurito all'occhio. E ho anche la gola leggermente infiammata. Prurito agli occhi, gola infiammata. E ora ho anche la secchezza delle fauci. Mi è venuta la squintolite. SpongeBob, è successo qualcosa? È tutto a posto, Mr. Krab, è soltanto un piccolo urlo di gioia. Ma ti consiglio di smetterla di urlare e di tornare al lavoro. Se Mr. Krab scoprirà che ho la squidolite, mi manderà a casa come ha fatto con Squiddy. E io, aspetta un momento, mi è venuta un'idea. Non è affatto necessario che me ne vada a casa. Posso curarmi benissimo anche rimanendo qui. La nonna diceva, se cominci a sentirti poco bene, tieni i piedi nell'acqua calda. O era acqua fredda? Qualcosa mi dice che non era nemmeno l'acqua fredda. Ma sì, ora ricordo. La nonna non diceva né acqua calda né acqua fredda. La nonna diceva olio bollente. A dire il vero non mi sembra che vada molto meglio. Nonna! SpongeBob, sei sicuro che vada tutto bene? Certo, va tutto alla perfezione. Più o meno. Se non nascondo le scottature, Mr. Krab avrà dei sospetti. Questa sera più super piccante fa il caso mio. No, pessima idea, brucia un sacco. Devo trovare qualcosa per raffreddarmi. Cetrioli freschi, ecco che cosa ci vuole. Qui ci sono dei cetriolini sott'aceto. Più o meno è la stessa cosa. Che bello, finalmente. L'aceto brucia, l'aceto brucia! Che dolore, che dolore, che dolore! Sentite i rumori che vengono dalla cucina? Già, piuttosto preoccupanti. Lo penso anch'io, dovremmo protestare con la direzione. Hai ragione, sta succedendo qualcosa di molto strano. Scusate ragazzi, cosa posso fare per voi? Ci porti subito qualcosa. Non mi faccio servire da un cuoco malato e mal ridotto. Nemmeno io. Andiamocene da qui. Sì, andiamo non via. Non metterò mai più piede. Che roba da matti. Ecco qua. Panino con burro di arachidi marine e marmellata di alghe per conciliare il sogno. Non mi sento molto in forma. Non dire sciocchezze, Gary. Non mi sono raffreddato e non è un attacco di schiuma. No, Gary, se fosse un attacco di schiuma mi uscirebbero bolle dappertutto. Non può essere la schiuma, se no non potrei andare a lavorare. No, Gary, io preferisco le mutande a scellari.